ha detto che è demenziale. Io credo che il riferimento, ad esempio, sulla protezione civile fosse legato al fatto che, ad esempio, in Lombardia c'è un sistema di protezione civile apolitico che è gestito da tecnici competenti e preparati, che è un'eccellenza importante. Tra l'altro, Regione Lombardia sulla sua protezione civile ha dato l'assoluta disponibilità all'aiuto a questi paesi colpiti. Io credo che accanto al grande cuore di questo paese, in questi momenti ci sono attestati di solidarietà da parte di tantissimi cittadini, tantissime associazioni. La politica deve capire, ripeto, senza fare polemiche, però, che qualcosa non funziona, non tanto sul lato della prevenzione o della ricostruzione, dove ci sono oggettivamente, adesso io non faccio polemica, però che qualcosa, ci sono 30.000 sfollati che stanno ancora attendendo la famosa casetta, ci sono tanti cittadini, ad esempio, che la casetta se la sono comprata e che hanno dei problemi sulla burocrazia per accedere ai mutui pazzeschi. Quindi io credo che qualche responsabilità ci sia. Oggi c'è un allarme che viene lanciato da tantissimi sindaci, del motivo per cui Salvini è in Abruzzo, per raccogliere il grido di dolore e di lamento di alcuni sindaci rispetto ai quali oggi mancano dei beni di primaria importanza, le famose turbine per poter pulire le strade, mancano. Allora l'appello che noi lanciamo, mettendoci a disposizione totale, perché su questi temi il paese non si può dividere, men che meno la politica, deve dare almeno un briciolo di dimostrazione di serietà. Io credo che almeno su questi beni servono i militari per poter pulire le strade. Servono gli spalaneve, quindi elementi di primaria importanza necessari almeno per poter affrontare il soccorso. Paolo Gentiloni ha chiesto al ministro Pinotti di impegnare più militari nella zona. No? I sindaci l'hanno chiesto, noi siamo a disposizione per dare il nostro contributo.